Ciao e bentornati, io sono Matteo e questa è Officina del Pilota. Oggi Mini GP3. Parleremo di cose tecniche, parleremo di guida, parleremo di pregi e difetti. Ancora non ho capito perché ho scelto questa musica un po' così nell'intro. Però sai, quando un oggetto ti lascia dei dubbi, anche montare il video e scegliere le musiche giuste diventa complicato. Ad ogni modo, in questo video cercherò molto onestamente di darvi 5 motivi per comprarla e 5 motivi per odiarla. Amici, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Però adesso andiamo a vedere com'è fatta. Pregi, partiamo dall'estetica. Sicuramente l'occhio vuole la sua parte e premesso che è una questione soggettiva, ognuno ha i suoi gusti, secondo me questa Mini GP3 è molto bella. Su strada, sia che la guardi davanti, sia che la guardi dietro, sia che la guardi di tre quarti, quando la vedi arrivare, quando la vedi andar via, strano a dirsi, ma a me piace sempre. Tu che ne pensi? E sul flow di questa traccia, secondo me il primo motivo per acquistare questa Mini GP3 è il suo aspetto estetico. Questa super hot hatch moderna sfoggia i famosissimi spats in carbonio, che sono queste appendici aerodinamiche figlie della galleria del vento. Hanno sicuramente osato e hanno anche osato moltissimo con lo spoiler e hanno fatto bene. Perché ha carattere, ha la forma giusta, funziona sia in termini di deportanza, e lo vedremo tra poco nel test drive, e funziona anche come impatto estetico. È molto ingombrante, si fa notare e per una macchina sportiva è un piacere da guardare. I cerchi da 18 pollici sono forgiati e sono stati studiati appositamente per un assetto ribassato di 1 centimetro. Io, onestamente, preferisco il multirazza, ma anche questi, insomma, ragazzi, son belli. Paraurti anteriore molto pronunciato, mentre al posteriore c'è un estrattore abbastanza sobrio che circonda il terminale di scarico centrale con 2 tubi dal diametro di 90 mm. I fari sono full LED sia all'anteriore che al posteriore e anche il colore rende questo pacchetto estetico appetibile. Quindi tra i pregi il come è fatta è sicuramente il primo. Questa macchina bellissima. Grazie. Che è stata anche costruita in serie limitata a 150 esemplari per il mercato italiano. Sì. Questa è la numero 691. Secondo motivo per comprarla, un avantreno granitico studiato molto bene l'assetto, che ti permette sia nel misto stretto che in una strada a percorrenza veloce un ingresso curva con un sottosterzo molto basso, considerando che è una trazione anteriore. Anche nell'uscita curva, grazie al differenziale autobloccante meccanico, questa Mini regala forti emozioni. Tra le hot hatch che ho provato è quella che mi ha fatto temere meno il sottosterzo. Attenzione però, 2 cose da tenere in considerazione: la demoltiplicazione dello sterzo e la spalla degli pneumatici. Questa Mini monta le 225-35-18, quindi hanno una spalla bassa che, sommata a una abbondante demoltiplicazione dello sterzo, la macchina cambia traiettoria in modo molto brusco. E la prima volta che ci sali a bordo non te l'aspetti. Conoscendola meglio, questa potrebbe essere un'ottima arma per fare dei turni in pista a palla. E da qui mi posso legare direttamente al primo motivo per il quale non comprerei questa macchina. Le Cooper S e le John Cooper Works mi hanno sempre ammaliato con il loro sterzo estremamente diretto. Mi hanno fatto apprezzare tanto la guida. Con la GP3 qualcosa è andato storto. Trovo che sia uno sterzo poco diretto. L'abbondante demoltiplicazione ha reso questa macchina più bella da guidare in strade più veloci. Mi viene in mente i circuiti tipo Nürburgring. Ecco. In generale, quindi, questa GP3 è una macchina pensata per velocità molto più elevate. Sì, signor. Quindi, primo motivo per non comprarla, sterzo poco diretto. 450 Newton per metro di coppia, disponibili dalla terza marcia, perché la prima e la seconda hanno meno coppia a disposizione, proprio per evitare di farla sgommare in uscita curva. E mi sembra anche giusto. Poi, con un motore che spinge così forte, 306 cavalli su 1300 kg, fatevi 2 calcoli, a questo punto il progetto dove vuole andare a parare? Sicuramente verso il futuro. Ma cosa succede? Cos'è che mi dà fastidio? Almeno a me, poi non so a voi, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Quel kart feeling, quella guida nel misto stretto che ha reso tanto iconica questa macchina, in questo modo
la stiamo perdendo oppure no? Secondo me sì, assolutamente sì. Cioè non è più il concetto mini, è un'altra tipologia di macchina. Questa roba mi fa un po' rabbia, perché secondo me la Mini deve rimanere la Mini, quella famosa macchina che quando la guidi dici sento il go-kart feeling. Quindi come secondo motivo per non comprare questa Mini io ci metto la perdita del go-kart feeling. Sai che rispetto alle altre hot hatch che ho guidato a trazione anteriore, questa sottosterza meno rispetto alle altre. Con un minimo angolo di sterzo gira tanto, bisogna stare attenti all'inizio per capire un po' il feeling che c'ha. Adesso sì. Una recensione di alcuni piloti che fecero, spiegarono la macchina, che praticamente Mini alla GP gli ha dato del peso più sull'anteriore che il posteriore, per il fatto che avendo questa trazione anteriore tendono a farla scodare piuttosto che farla sottosterzare. Certo, perché scodando la metti dritta e a macchina dritta puoi spalancare prima il gas e avere più trazione in uscita, poi abbinata al differenziale autobloccante. Però, ripeto, non è informazioni mini ufficiali, quindi non so effettivamente poi queste tipologie di testate quanto sono effettivamente affidabili o meno. Sì, sì. Però è quello che riscontro anch'io guidandola, sinceramente, sai? A 200 all'ora, entrando in quella curva, ho dovuto dare un mezzo grado. Cioè, lo sterzo bisogna abituarsi, non c'è quella zona morta in cui la macchina prima appoggia e poi comincia a girare. No. Dipende anche dalla spalla da 35, perché sì. Ricordiamo che questi sono cerchi da 18 con degli pneumatici 225, 35, 18. Ed eccoci qui al nostro terzo motivo per il quale io comprerei una Mini GP, una bellissima Mini GP. Questo motivo si chiama frenata. È una frenata portentosa, poderosa, potentissima. Bello il feeling al pedale, bello il disco all'anteriore di 360 mm, bella la pinza freno rossa a 4 pistoncini che è necessaria per una macchina che va così forte. Sono un fan delle macchine che frenano forti, sono un fan di Mini e sono un fan di questo impianto frenante che veramente mi ha dato ottime sensazioni alla guida. Estremamente decisa nella frenata, appoggi il piede, senti immediatamente la potenza frenante. Del resto, signori, e qui ci colleghiamo al nostro quarto motivo per comprare questa macchina qui, con un motore del genere, 2 litri turbo, 4 cilindri in linea da 306 cavalli, serve una frenata potentissima. Quindi, quarto motivo per comprare questo gioiellino tedesco, il motore. 0-100 in 5,2 secondi e 265 km/h di velocità massima dichiarati. Come gira bene? Anche il differenziale autobloccante lo sento che ci ha portato assolutamente all'interno. Di velocità ne fa tanta, è un vero razzo. Ne ha tanta di coppia, 450 Nm. Che cosa ha fatto BMW? Ha fatto una mappa tale che per la prima e la seconda marcia non hai a disposizione la coppia totale di 450 Nm, ma ce l'hai dalla terza marcia in poi. Questo favorisce una guida in strade più aperte. Ma porca di quella puttana Eva schifosa. Ma la Mini, cioè la caratteristica principale della Mini è il go-kart feeling. Quindi tu mi dai più cavalli ma non mi fai utilizzare al meglio la prima e la seconda marcia, dove in un misto stretto sono quelle le marce prima, seconda e terza, perché altrimenti sta macchina sgomma da morire. Mettiamola in modalità sport. Ecco qua. E vediamo come cambia da sola in modalità sport. Pronti? Sì. Sentiamo come fa quando cambia dalla spinta. Sì.
posizione della cambiata in sport è molto intelligente. Se hai fatto caso, la prima non l'ha portata al limitatore. Sì. L'ha tenuta un pelo sotto, coppia piena, messo la seconda, ha fatto moltissima strada. Ma questa fa lo 0-100 in 5 secondi e 2, eh? Sì. Quinta, sesta, freno, quinta, quarta, terza, dolcissimo, meno coinvolgente. Ed è un cambio, comunque considera 8 rapporti, sì, ora retro. Il palloncino che si sgonfia, mi sento morire. A proposito di questo cambio, questo è il terzo motivo per il quale io non comprerei la Mini GP. Io dico cambio della chicco per scherzare. 8 marce, convertitore di coppia, li conosco, ho guidato altre macchine con questo cambio. Ma santo cielo, ma almeno mettimi a disposizione una Mini GP col cambio anche manuale. Fammi fare un bel puntatacco, maledetto. Quindi ha vinto l'era moderna. L'era moderna ha vinto, l'era moderna sta vincendo. 50.000 euro sta macchina. Full optional. 50k. 8 rapporti. Steptronic, che delude. Io l'ho scritto, che delude. In cambiata, ancora è ubbidiente. Ma in scalata, no. Non scalata, non c'è il rev match, vabbè. Ormai è facoltativo il rev match, cioè per me è un sogno sentire il quando scali. Non ce l'ha. Al tatto queste paddle sono plasticosissimi. Non ho la sensazione di una bella cambiata netta. Mi ha deluso il cambio, soprattutto in scalata, quando necessito di tirar via una, due, eventualmente tre marce, perché arrivo col coltello tra i denti in fondo alla curva e mi serve vam vam vam. Addios, rimettimi il cambio manuale, figlio di Dio. Fammi fare un bel puntatacco, fammi aggrappare i freni, oppure fammi un cambio come si deve. Quindi difetto enorme, enorme, questo del cambio della chicco. Cioè, hai capito che fa? Io sono delusissimo. Tu arrivi, freni, che ti aspetti? Quinto motivo per il quale comprerei la Mini GP, il peso, 1300 kg. Paragonata a un altro segmento C, come potrebbe essere la Mégane RS Trophy, che pesa 1500 kg, e considerando l'era moderna, i 1290 della Mini GP sembrano essere un peso piuma. Bene, anche perché c'è un'altra versione della Mini GP di cui chiacchieravamo poco fa con il proprietario, ancora più spartana di questa, dove addirittura hanno tolto l'aria condizionata. L'aria condizionata serve. Piuttosto rinuncerei, come ha fatto questa Mini GP, a cose tipo telecamere, sensori di parcheggio. Nico, il tuo senza fronzoli, ho capito che vuol dire, perché non hai la possibilità di regolare l'assetto, non hai la possibilità, no, di regolare la velocità della cambiata. No. C'hai il freno a mano, come piace a me, quello che, esatto, si tira. Le impostazioni, manettini, cose varie, diavolerie elettroniche, non c'è niente. Non c'è quindi niente. Di base, eccolo il senza fronzoli che intendi tu. Esatto. Senza fronzoli si intende eliminare cose superflue, è un modo di dire, nel senso che gli ingegneri hanno cercato di risparmiare peso. Questo risparmio di peso ha portato grandi velocità, grandi accelerazioni. Senza fronzoli, ma possiamo, attraverso il tasto del DSC off, mettere la modalità Mini GP, dove diventa ancora tutto un po' più estremo. Hai altre due marce. E non so se hai notato. Sì. Sembra che più la spingi e più si siede. Sì, perché comincia a funzionare il bambinello lì dietro. Visto, Volevo fare questa curva a pieno così. Che sì, sensazione hai avuto? No, l'hai sentito anche tu? Sì, che proprio più le dai velocità, più ti tende a schiacciare e a tenere giù. Bellissima questa roba della deportanza che genera l'alettone sul posteriore. Quella curva, velocità un po' più elevate, la macchina. Cioè, bello. Questo sterzo non mi è piaciuto. Continuo a dirlo. Però
ti ripeto, al Nürburgring sta macchina dà paga a tutte quelle originali e del segmento suo. No, adesso mi direte che la Megane RS va più forte che la Type R, va... scusa. Quarto motivo per il quale non comprerei questa Mini GP è il suono. Siamo privi di suono, cioè la macchina è diventata educata, sta rispettando appieno tutte le normative moderne, che va bene, ci sta, le rispettiamo, però peccato perché in una macchina così sportiva avrei voluto sentire un po' più di suono. Del resto tutte le BMW moderne non suonano più e di conseguenza anche le Mini, perché in Germania sono diventati tutti molto educati e tutti a rispettare molto regole. Però a me Matteo Torisi, macchina che non fa rumore, non piacere. Quinto ed ultimo motivo per il quale io non comprerei la Mini GP F56 è perché quando sono sceso da questa macchina non tremavo, non mi sudavano le mani, non mi ha ricordato nulla delle vecchie generazioni e ancora peggio, non mi ha emozionato. Non ho sentito il battito del mio cuore che aumentava per il piacere, ma ho sentito che aumentava perché andava troppo forte e mi stavo cagando sotto. Secondo me è una macchina un po' pericolosa. Prima domanda, ti sei divertito? Tantissimo. Ecco, già quello, fine, punto, video, like, meritato solo per questo. E noi siamo obiettivi. Pregi, difetti, viva la... non si può dire? Ragazzi, è stato un piacere avervi qui con noi anche oggi. Grazie. Grazie a voi, lasciate like, commentate, mettete... iscrivetevi, dai, campanello, ecco, gli avvisi, bravo, tutto, abilitate tutto, tutto, perché se no che notifiche, che qua, come facciamo se no noi andiamo avanti? Okay. Ciao.